siamo nel parcheggio di San Patrignano, dove mi trovavo il 24 dicembre del 2003, quando ho fatto il mio ingresso in comunità. Quando sono arrivato la vigilia di Natale di 2 anni fa, ero completamente spaesato. Non sapevo chi ero, ero una persona che non aveva obiettivi, che non aveva sogni, soprattutto che non aveva voglia di fare niente. Era il 6 gennaio 1993 ed è nato tutto in questo parcheggio, la mia storia con San Patrignano. Eravamo tanti, tanti ragazzi, tanti non stavano bene, tanti erano adulti, e pochi eravamo piccoli. Qua davanti eravamo tutti uguali, tutti tossici come me, e eravamo circa una 30 ragazzi che non conoscevo. Insieme a me c'era mia mamma, portata dall'esasperazione di 16 anni di tossicodipendenza, e mia zia, che in quel momento gestiva l'associazione di Ravenna. Ho cominciato ad usare le sostanze che ero piccola, 13 anni, le prime canne, 14-15 anni, e l'escalation con l'eroina è arrivata subito. Cioè, io non ho mai preso in esame di fare un percorso, né di riconquistarmi la dignità. Ho sempre pensato di morire giovane, di morire in mezzo alla strada, di non conoscere la vecchiaia. Non vedevo l'ora che arrivasse Natale per andare ai pranzi con i parenti per rubare. Mi ricordo di 50 metri che mi sembravano un chilometro, e ci hanno portato al tavolo da Vincenzo, che stava festeggiando il suo compleanno. Tutte queste luci, le persone che si abbracciavano, si baciavano, e tutto un'aria di festa, e io la festa dentro di me non c'era, cioè c'era soltanto il marcio. C'era questa luce proprio, poi quando siamo arrivati in salone, poi si sentivano tutti i ragazzi che comunque parlavano nel vialetto, tutti noi ragazzi che entravamo in comunità, le famiglie comunque in fermento, perché stava avvenendo materialmente l'arrivo in comunità. E quando siamo entrati in salone, erano tutti seduti e ci hanno applaudito per tantissimo tempo. Una sensazione di benessere, di felicità ho provato. Qualcuno mi stava aspettando. Le testuali parole sono proprio state queste: se vuoi pensarci, ci pensi subito, ma da domani, se vuoi andare via, non ti lascio più andare via, ecco. Non sono più andato via. Il senso del Natale lo cambi. È bello, infatti quando poi esci ti manca. Sicuramente il Natale è calore, e il Natale è rinascita, il Natale è accoglienza. Solo il fatto di abbracciarli, di dire buon Natale a mia mamma, buon Natale a mio babbo, a mia sorella, è una cosa che mi riempie di gioia. Le nostre porte sono aperte, dai.